Rachele Guarelli, presidente e amministratore delegato della Scuola Europea di Coaching. Ci spieghi in due parole che cos'è il coaching? Il coaching è, come definizione, è l'arte per noi di cambiare la conversazione per raggiungere i risultati attesi. Il coaching lavora molto sui pensieri, cambiare i pensieri e cambiare anche le conversazioni con gli altri ai fini di raggiungere risultati più alti, più velocemente, con meno stress. Non è detto che poi noi non siamo in grado di raggiungere quei risultati. Quindi il lavoro del coach è quello di trovare quell'altro tipo di linguaggio, di conversazione privata o pubblica. Quando dico privata e pubblica dico un pensiero, oppure una conversazione con qualcun altro, no? Una richiesta che devo fare, che mi aiuta a raggiungere i risultati così come io voglio. Sembra semplice detto così, ma noi siamo di solito molto attaccati alle nostre opinioni, ai nostri pensieri, quindi non è tanto semplice cambiare questa conversazione così come la chiamiamo noi. Come utilizziamo questo all'interno delle organizzazioni? In diversi modi. Possiamo fare degli incontri privati con i nostri clienti, di team, quindi aiutare un team a raggiungere risultati attesi, oppure fare della formazione affinché i nostri clienti utilizzino strumenti del coaching al servizio del leader. In Skillab hai recentemente utilizzato questa metodologia in un corso sull'eccellenza. Sì. Ci racconti come l'hai applicato e qual è stato il senso che abbiamo voluto dare in Skillab dell'applicazione di questa metodologia? Ok, sì, alzare l'asticella si chiamava questo corso. L'idea è che quello che a volte impedisce di raggiungere risultati più alti, più velocemente, dal nostro punto di vista sono i giudizi di impossibilità, il pensiero che non riesco o che quello che ho dato è il massimo. Quindi abbiamo utilizzato sia le tecniche di coaching che le tecniche di resilienza, tutto quello che riguarda l'ambito sportivo. Quindi come metafora, per poter cambiare la conversazione privata, abbiamo utilizzato la resilienza, quindi far fare degli esercizi fisici e vedere fino a che punto le persone sviluppano quella conversazione di è impossibile, non ce la faccio, e come fanno fronte a quella conversazione. Quindi le abbiamo fornito degli strumenti per poter, invece che dire non ce la faccio oppure ho dato il massimo, come dire invece sì, ce la posso fare, dove trovo altre risorse per poter fare diversamente, no? Quindi con la resilienza le abbiamo fatto fare l'esperienza e con il coaching abbiamo tentato, spero, di cambiare la conversazione privata che mi impedisce di alzare l'asticella e quindi di fare di più. O di fare meglio, o di non abbattermi con il giudizio di impossibilità.